Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questa nuova live. Ragazzi, allora non ci siamo visti martedì scorso perché ero in giro, quindi ho detto vabbè, recuperiamo la live nella giornata di giovedì. Va bene, allora intanto benvenuti e adesso aspetto anche un po' di vedere, insomma se si sente dovrebbe essere tutto ok ragazzi, quindi fatemi sapere se va tutto bene con i soliti commenti, eccetera. Allora, la live di oggi ragazzi per parlare un po' della situazione legata all'attuale situazione legata un po' a questo atteggiamento strano che stanno avendo le criptovalute, un po' anche lo spauracchio che circola su Twitter, eccetera, con il famoso colpo di grazia, no? L'ultima ondata di fase ribassista che va a toccare proprio un po' a creare quel panico che solitamente avviene quando si va in questa zona, ragazzi. Non so se vi ricordate il famosissimo grafico, quello dell'euforia, no? I cicli dell'investitore. Vediamo se lo trovo. Così lo guardiamo insieme, vediamo perché è famosissimo, insomma, quel grafico, ragazzi, ed è. Eccolo qua, infatti ve l'ho trovato così lo andiamo a mettere. Eccolo qua. Un po' sembra un po' questa roba qua, eh? Ok, quindi sembra che stiamo andando verso la situazione. In questo momento siamo nella zona di paura del ciclo dell'investitore, ragazzi. Poi disperazione, panico, capitolazione e avvilimento. Allora, io un po' il sondaggio lo faccio nel frattempo che tutti si collegano, secondo voi in quale di questa zona siamo in questo momento nel settore delle cripto e anche nel settore classico? Dove siamo in questa curva ascendere, ansia, negazione, paura, disperazione, panico? Mettetelo giù e poi ne riparliamo alla fine della live. Quindi facciamo questo breve sondaggio, ragazzi, e poi ne parliamo un pochettino. Allora, intanto leggo i vostri commenti e fatemi vedere un po'. Oggi è una live un po' fuori, diciamo, normale. Ciao Luke, intanto salute Ale anche. Come va? A tutti quanti voi. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao Dario. Fucking bull run, io sono d'accordo con te, ok? Va bene, vediamo di farla questa fucking bull run. Non penso proprio arrivi adesso, però, ok. Davvero difficile. Intanto arrivano un po' Luke dice siamo nella FAD. Ma sì e no, insomma, in questo momento è sì e no, perché secondo me c'è ancora tempo. Allora Paolo dice panico. Ok, ciao ciao a tutti ragazzi, anche Admast panico. Domani BCE alza i tassi di interesse, come la vedi? Vedo, ciao Enrico, vedo il rialzo dei tassi è assolutamente scontato. Il problema non è quello, il problema è che non è l'unico e che probabilmente ci stiamo avvicinando verso un cambio radicale anche da un punto di vista di cambio tassi di interesse. Allora, io come sempre che vi faccio un po' diciamo, faccio un po' il riflessivo, quello che fa l'opening your mind. Un po' ve la butto lì, ragazzi. È una domanda, ve la faccio tra poco. Intanto saluto anche gli altri. Siamo post capitolazione avvenuta un mese fa. Quindi, secondo te, siamo all'avvilimento? Io non penso sia così, killeruccio, come si suol dire. Bello questo nome, capito? Vedremo comunque. Allora, intanto sta vincendo la paura più o meno e panico. C'è comunque la curva a livello di sondaggio, ragazzi, sta vincendo questa zona qui. Quindi dalla paura al panico. Questa zona qui sta andando alla grande. Però insomma, capito? Più che paura, due palle. Hai ragione, anche questo, va bene. Bentornato. Ciao. Ciao Ale, grazie. Io sono sempre positivo. Vabbè, ci mancherebbe ovviamente quello sempre, però è solo un'analisi della situazione attuale. Quando finisce il bear, vogliamo fare all-in nelle alt? Dacci un periodo, please. Ciao King. Allora, le altcoin che sono la spada di Damocle in questo momento, insomma,
fa la vera differenza. Allora, ragazzi, allora oggi facciamo questa cosa. Facciamo prima una pippone gigantesco sulla questione legata al lungo periodo e una mindset di apertura mentale. Quindi vi faccio un pippone e ragioniamo insieme. Poi dopo guardiamo il grafico di lungo periodo che ho mostrato nella anche ultima analisi, quella che avevo pubblicato, ma anche nell'ultimo video. Questo qui lo riguardiamo insieme, ragazzi. Questo di Bitcoin, per farvi vedere anche come è veramente complicata l'attuale situazione. Però attenzione, perché poi c'è anche da ragionare in termini riflessivi quando i mercati sono così, quindi andremo a parlare di queste cose. Poi vediamo come siamo messi, secondo me, su questo grafico. Vediamo anche Ethereum, ovviamente, come è messo, eccetera. Va bene, quindi, allora, queste tre cose andremo a fare oggi, ragazzi. Quindi si parte col pippone, poi i grafici e poi dove siamo messi. Solo allora proveremo a rispondere, potremo rispondere alla domanda quando finisce questa fase. Perché il problema è proprio da sbrogliare nelle prossime settimane, in quanto in teoria, se segue la teoria classica che stiamo seguendo noi, insomma, sul mio canale con i miei follower, ragazzi, chi mi ha seguito in maniera intelligente ha capito come stare sul mercato, stiamo seguendo a gennaio l'idea che siamo nella fase del ciclo annuale in chiusura quest'estate. Però se non dovesse essere così e non andiamo a fare un minimo nuovo entro la fine dell'estate, allora, ragazzi, potrebbe essere che siamo nel famoso ciclo A3, quello famoso che è peggiore, quindi assolutamente da evitare, e quindi ce la tiriamo per 2 anni. È la cosa un po' difficile da andare a verificare, proprio quella, va bene? Quindi, mi raccomando, ok? È il momento giusto per fare il bellissimo buy the dip e andare in panic selling al prossimo meno 10. Mai buy the dip, allora... In questo caso, ragazzi, io vi sparo il pippone. Aprite bene le orecchie, state seduti alla sedia, perché è anche il primo di una serie di video, un altro video magari che andremo a parlare di questa storia. Questione lungo periodo, questione buy the dip, questione investitore intelligente. Allora, io un po' negli ultimi anni, ragazzi, un po' da investitore con tantissimi anni di esperienza, ho avuto poi il dubbio che il gioco fosse diventato troppo facile. Nel momento in cui tutti, scusatemi il termine, da me si dice cani e porci, va bene, però senza offendere ovviamente, hanno iniziato a inventarsi storie sul fatto che bastava comprare 2 ETF per diventare milionari con interesse composto, che è verissimo, assolutamente, mi è venuto poi il dubbio che fossimo alla fine del famoso super mega ciclo di 100 anni di Ray Dalio, quello che Ray Dalio ha visto un po'. Perché? Perché di solito quando arrivano gli ultimi, non scappati di casa, però quelli che non sono esperti del settore, che sono magari persone iper intelligenti, iper preparate nei loro settori di competenza, ma non esperte del settore investimenti, quando arrivano a fare anche gli opinionisti sul settore investing, solitamente abbiamo toccato l'apice di un ciclo che durerà 10 anni. Questo è il problema. Allora, un po' io, ragazzi, ho vissuto 5 bear market, questo è il quinto, 3 sui mercati gold, 2 sui mercati cripto, un po' la mia paura è quando vedo proprio queste situazioni, queste situazioni di ipersemplificazione di problemi complessi. L'ipersemplificazione di problemi complessi è una malattia della generazione attuale, quella di Instagram che scorre e pensa che tutto sia fluido e veloce così. In realtà i problemi sono quasi sempre risolvibili con delle cose molto semplici, ma non tutti, perché fosse così la vita saremmo tutti super intelligenti, super bravissimi. Quindi la soluzione semplice è sempre quella che solitamente funziona di più a livello più probabile, quindi in termini di probabilità, però non è sempre così, va bene? Quindi quando ci sono delle caratteristiche che cambiano in maniera radicale, e questa situazione è una di quelle, perché la situazione macroeconomica non è uguale alle precedenti, poi può essere che continueranno a tirare questo filo, questo a drogare il drogato fino a quando ce ne andrà di acqua al mare,
Però ragazzi, un po' il dubbio mi è venuto, tutti si sono svegliati la mattina, soprattutto nel mercato classico, non parlo delle cripto ragazzi, che siamo piccolissimi noi, io parlo del mercato classico, e si sono alzati la mattina inventandosi insomma delle teorie che gli Stati Uniti o gli ETF Nasdaq S&P dovessero salire per sempre al 8% all'anno, la media storica loro, che hanno avuto nei prossimi 100 anni. Allora, poi c'è da chiedersi perché investitori di grande potere e di grande esperienza come anche lo stesso Warren Buffett, che non esce mai dal mercato, invece ha un 25% liquido del proprio capitale in questo momento. Perché Ray Dalio, che è un investitore, secondo me, molto più oculato di Buffett, perché più moderno, ragiona sempre a dire che c'è questo grande declino che deve arrivare negli Stati Uniti, eccetera, e vabbè, perché tutti quanti hanno iniziato a dare queste informazioni sul fatto che basta investire per 20 anni comprando due ETF e poi tutto funziona, che ci mancherebbe ragazzi, è giusta come logica, quindi non è sbagliata, però non è così semplice e banale la questione, perché se nel momento in cui noi iniziamo una cosa del genere, il mercato è in bolla come ora e va a chiudersi in un limbo decennale o quindicennale, che non è strano in un ciclo da 100 anni ragazzi, è normale, a quel punto non ce n'è per nessuno, quindi tutta quella roba lì del medio-lungo periodo anche sul mercato hold non funziona. Non funziona perché il lungo periodo non ha una definizione temporale, è un'immagine stereotipata di un futuro che mai arriverà, o forse se arriva neanche ce ne accorgeremo. Quindi in sostanza bisogna comprendere i prossimi 10 anni, quello è il nostro lungo periodo, di chi di voi magari ha 30 anni ragazzi, i prossimi 15 anni è il lungo periodo, chi ne ha 25, 20 è il lungo periodo, va bene, ma non di più. Quindi se 15 anni i mercati non vanno da nessuna parte, bye bye all'interesse composto, alle fesserie pronunciate con la semplicità, che sono corrette, però banali. Ecco, questo è il punto della situazione. Quindi io un po' questa grande crisi, questo bear market, escluso lato cripto, che invece secondo me il lato cripto necessitava di questo bear market e sarà quello che se ne agevolerà di più di questo bear market, però ragazzi sarà secondo me sacrificato per molti, perché c'è bisogno di pulire tante mentalità e di eliminare tante mediocrità tra virgolette sempre presenti nei modi di ragionare sugli investitori nell'ambito investing. Questa cosa è il mercato cripto ne gioverà perché è un mercato nuovo. Il mercato hold invece starà lì come un libro. Io ho un po' la paura che si stia entrando in una fase di iper rialzo dei tassi nei prossimi 15 anni, cioè la nuova curva trend rialzista, ragazzi, perché i tassi di interesse scendono da sempre. Questo è il discorso, cioè non è che sono saliti soltanto fino agli anni 60, da lì poi sono scesi sempre. Questo è il discorso, quindi il problema è che i cicli sono cicli, quindi a questo punto potremmo anche aver toccato il minimo del ciclo dei tassi di interesse e magari nei prossimi 10 anni assistiamo a una fase, che magari non arriviamo agli anni 60, cioè ai tassi a 20%, questo no, però magari si sale in maniera consona, anche perché c'è la questione del debito che va assolutamente allora, scusate ragazzi che ci sono i soliti dobbiamo eliminare diciamo i soliti messaggi scam, va bene. Allora, comunque, nel momento in cui andiamo a fare queste cose ragazzi, mi raccomando, ragioniamo un po' sulla questione di questa struttura mentale, quindi di questo mindset. Quando ragionate come investitori lato cripto, ricordatevi che il lungo periodo non fa magie, non aggiusta le cose sempre, va bene? Questo è quello che mi premeva dirvi oggi ragazzi, perché c'è banalità
Io ve lo dico qui. Allora, è un canale molto grande, ma non è grandissimo, va bene? Quindi quello che dico, portatelo un po' in giro, perché aiuta molte persone. Allora, lo so che non è commerciale, non funziona a livello commerciale. A livello commerciale quello che funziona è, bam, facciamo 3 milioni di dollari, vi dico io la cripto su cui investire. Questo funziona a livello commerciale, ragazzi. Però sapete che io non ragiono così, non me ne frega, non fregar di meno di dirvi fesserie, non è il mio modus operandi, quindi non lo faccio. Non vuol dire che da qui domani crasha tutto. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che non bisogna banalizzare un concetto che continua ad essere estremamente banalizzato. Quando per seguire i mercati, ragazzi, nel lungo periodo bisogna essere vivi nel breve medio periodo. Se non riuscite a sopravvivere a un bear market, dove sta sto lungo periodo? Questo è il discorso. Voi sentite sempre parlare di storie fantastiche e bellissime di investitori che ce l'hanno fatta perché nel lungo periodo, ma i milioni di investitori falliti totalmente, li avete mai sentiti? No, le storie di quelle persone li avete mai sentiti? Di persone che hanno perso tutto, va bene, come è successo con la questione Luna, li avete mai sentite? Perché nessuno ve le racconta, i famosi poveri disperati, no? I poveri gris. Non ve le racconto perché non fa audience, non fa gioco, no? A quello che facciamo noi, non è bello parlare di queste cose, è meglio parlare di chi ce la fa. Vabbè, questo è il concetto, ragazzi. Questo perché? Perché il lungo periodo funziona solo su alcuni asset. Il lungo periodo funziona solo se siete in grado di individuare ciò che nel lungo periodo avrà valore. Se non fate questo, il lungo periodo non funziona. Quindi, se noi siamo nel settore delle cripto e mettiamo dentro il calderone di un portafoglio delle innovazioni, iperinnovazioni tecnologiche che non hanno nessuna presenza nel mondo attuale, come tutti i protocolli cripto, tranne due, in pratica, ok, ho detto per dire, e allora vi dovete tenere in testa che questo lungo periodo non c'è per questi progetti qui, non c'è, perché non si sa se sopravvivono. Ecco il perché il re del lungo periodo, cioè Warren Buffett, dice costantemente che neanche Bitcoin, cioè il cripto, lui neanche le comprenderebbe, no? Ma neanche ne riuscirebbe mai a parlare, perché vi starebbe lì a guardare così per dire: ma sei scemo? Cioè, così direbbe quello lì. Allora, il padre del lungo periodo per eccellenza non considera nemmeno il re delle criptovalute, proprio perché spiega più volte che non ha un vero valore, ed è vero, perché il valore di Bitcoin è un'alternativa in termini macroeconomici, però per uno poi anziano come Buffett non ha senso. Però se quello non considera nemmeno Bitcoin, figuratevi il resto. Ora, non è che i progetti delle cripto sono tutti falliti, non è così, non è che fanno schifo e noi non li dobbiamo prendere, no, però perché andare a banalizzare ulteriormente questa storia? Perché andiamo a banalizzare questa cosa non dicendo la verità, che è questa: questi progetti sono iper innovativi e nessuno sa quale di questi sta in piedi fra 2 anni, non un lungo periodo, 2 anni. Questo è il discorso. Quindi va benissimo rischiare, va benissimo giocare a fare gli investitori di alto profilo, a fare gli angels, che andiamo a vedere quali sono le cripto che sfondano. È un gioco, io mi ricordo giocavo a Manager quando ero piccolino, un gioco fantastico, capito? Gioco da tavola, intendo, ragazzi. Allora, giochiamo a queste cose, divertiamoci insieme, va bene, però ricordatevi che investire non vuol dire buttare il denaro. Gli investitori veri, gli investitori, ragazzi, gli investitori, prima di mettere un dollaro su un asset, ci riflettono 3.000 volte. Devono essere consapevoli di quello che fanno, altrimenti non siete investitori, state facendo gli speculatori, neanche gli speculatori, giocatori d'azzardo, che è un altro discorso. Cioè, siete quelli che alla macchinetta infilate il gettone sperando che riesce il triplo X eccetera con la vittoria. Questo è. Allora, consapevolezza, perché la consapevolezza vi porta a gestire bene il bear market. Quindi tutto quello che è successo in questo periodo, perché io me ne sono accorto di questa cosa qui, ragazzi. Scoppio del caso Luna, tutti crollano
con i piedi per terra, c'è gente che ha perso praticamente tutto, disinnamorata del mercato cripto, fa tutto schifo, non guardo più niente. È questo il trucco più vecchio del mondo. Quando tutte queste persone saranno spazzate via totalmente, noi torniamo in bull market. Questo è il discorso. Allora, da quale parte state? Perché il parco buoi nei mercati finanziari c'è da 100 anni e ci sarà fra 100 anni. Voi siete parco buoi o no? Voi siete quelli a lungo periodo, yeah, 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 oppure siete, ma fammi vedere un po' che sta succedendo, come siamo messi, com'è il trend, sta perdendo l'80% perché sbagliano tutti, o forse è il caso che esco e mi metto a favore di mercato, a favore di trend, oppure io no, sono più consapevole del mercato, sono io l'unico che sa tutto e tutto il resto del pianeta, e poi c'è fuori la notizia dopo 6 giorni, ah sì, era un progetto scam, cioè, tipo cose così, capito? Allora, questo è il concetto. Questo non toglie nulla, nulla alla bellezza del mercato delle cripto, ma gli dà il vero valore che ha. C'è un mercato di iperinnovazione, che è proprio il vero valore che noi abbiamo in questo mercato, ragazzi. Stiamo su una moto a 300 km orari. Sapete guidare? Questo è il discorso, perché io non so guidare una moto a 300 km, non mi ci metto sopra. Magari mi metto sulla F1, quella un po' la tiro un po' meglio, va bene? Allora, questo è il modo in cui stare su questo mercato. Se voi vi fate abbindolare da concetti non sbagliati, superficiali, questo è il problema, superficiali, nell'ambito degli investimenti non c'è spazio per la superficialità. O siete approfondite il mindset giusto, oppure fate solo pack su Bitcoin, basta, perché non potete fare altro, oppure giocate, però sapete che state giocando, ragazzi, quindi non fate gli investitori, siete giocatori d'azzardo, buttate lì la scommessina su qualche cripto a cavolo, perché non sapete che fare la serie Netflix, non ha serie nuove, allora mi sta bene, però ricordate che fate questo, perché così non vi disinnamorate, altrimenti, come è successo nel 2018, anche lì, quando eravamo lì per riprendere la bull run, perché non è che il mercato vi telefona, vi dice pronto? Sì, vedi che domani sale la bull run, per favore puoi ritornare sul mercato, compra che domani sale la bull run. Nessuno ve lo dice questa cosa. Cioè, lo sapete quando parte la bull run? Quando nessuno se l'aspetta. Quando tutti pensano che è un disastro, riparte una bull run. Noi ce ne accorgiamo dopo 2 mesi. Nessun analista può prevedere questa cosa. Noi possiamo avere dei dati e guardare i trend, salire su un carro. Per esempio, io ho la posizione long su Bitcoin che mi ha aperto il mio trading system, ragazzi. Per me è sbagliata, però la macchina l'ha aperta e io l'ho seguita perché sono consapevole del fatto che potrebbe iniziare una bull run anche da qui. Allora, voi dovete iniziare a comprendere questo concetto, però è ovvio che ho una strategia di uscita già piazzata e magari questa sera quella chiude tutto. Perché, ragazzi, il problema è questo. È un mondo aleatorio. Quindi, questo lungo periodo, Bitcoin parlo, le cripto non ho nulla, ragazzi. A parte le mie strategie di spread che vanno alla grande. Tra l'altro, ieri è uscito anche il modulo premium sullo spread registrato e vanno alla grande. Ma quali sono le tecniche degli investitori giusti per gestire le fasi bear market, ragazzi? Va bene, quella comunque ci vuole un po' di formazione, non è facilissimo, però si può imparare. Quindi ricordate, se siete degli investitori provetti, non dovete avere paura del bear market. Se siete in grado di ragionare come vi sto dicendo, il bear market non vi fa paura, ragazzi, perché voi seguite il trend, lo guardate e dovete avere pazienza, perché i mercati sono lenti, non cambiano da un giorno all'altro. Le fasi di trend sono durature, le fasi di congestione sono durature. È possibile che noi, finendo questo ciclo annuale, entriamo in un nuovo annuale, ragazzi, che potrebbe essere o in barra di congestione per un altro anno, oppure addirittura ancora ribassista, magari di poco, laterale, per un altro anno, e poi il successivo non sappiamo se sarà congestione per riaccumulazione, perché ci vuole pazienza. Quanto è durata la bull run di Bitcoin di novembre? 6 mesi, ragazzi. 6 mesi abbiamo fatto il rendimento di 5 anni
perché era dal 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, questo qui, in 6 mesi. Quindi il mercato non vi telefona, non vi chiama a casa, non vi dà i segnali di ingresso con tutti quelli che scrivono. Quando nessuno scrive c'è il segnale di ingresso, se lo sei accorto. È sempre così. E quindi ricordatevi, il lungo periodo è bellissimo perché si ragiona di lungo periodo, ma questo che vi sto dicendo io è il modo di ragionare di lungo periodo, perché non significa fare domani il rendimento, significa farlo nel lungo periodo, ma significa anche proteggersi nel momento in cui noi affrontiamo un bear market, perché voi alla fine del bear market ci dovete ancora stare, dovete avere le forze, non dovete avere, dovete essere bastonati, quindi dovete diversificare il capitale, uscire dalle cose volatili. Non fa niente se perdete un treno che parte, ce ne sarà un altro, ragazzi, non fa niente. Stare su quello che è poco volatile, non vi fate abbindolare da fesserie inventate di strategie miracolose che se io compro quello, lo sguappo con quello, rientro dentro quello e spunta il 30%, wow! E poi fallisce dopo 2 mesi. Va bene, perché ogni cosa, ogni valore che viene creato nel mercato ha una controparte. Da dove viene preso quel valore? Qualcuno deve pagare. Ok, ragazzi, Apollo, che è diventata l'azienda che è diventata, è perché questo aggeggio, ragazzi, noi lo paghiamo il 30% in più di quello che vale, perché ce lo fanno pagare di più, perché dentro c'è il sistema operativo, il know-how e la fesseria loro del marketing. Ma è per questo che fanno soldi. Vabbè, allora è difficile. Allora, conto della serva, si dice da me al sud. Allora, Pippone terminato. Quindi, allora, ricordate, io sono qua, sono una voce un po' trasversale, fuori dal coro, sono il più anziano, no, delle cripto. Dove mi pare c'è Marco Capicchioli, no, prima di me. Però, diciamo, io sono uno dei più anziani, diciamo così. Come investitore sono sicuramente uno dei più anziani. E ragazzi, mi piace anche ragionare, portare quella che è la cultura maturata in 20 anni e passa, più di 20 anni, di bastonate, perché anche io quando ho iniziato, ragazzi, ho preso bastonate che non vi dico, perché ero un ragazzino e facevo anch'io questi ragionamenti, prendevo le tecniche, dicevo perché non funziona, capito? Non capivo e mi arrabbiavo, distruggevo cose quando ero nervoso, va bene? Quindi ricordatevi questa cosa. Non dovete avere paura dei bear market e per non avere paura dovete essere in grado di avere i capitali preservati. I capitali nei bear market, i capitali di rischio possono stare dentro il mercato, ma sono capitali che voi dovete dare persi al 100%. Quindi se non sono quelli che avete dentro, avete sbagliato, quindi ricostruite un portafoglio idoneo alla vostro boom, 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 al vostro cuore che batte. Ricordatevi di essere persone, nel lungo periodo tutto sarà fico, ma se nel lungo periodo noi ci siamo ancora, tutto sarà fico. Intanto, per arrivarci a lungo periodo, noi dobbiamo passare tante bufere, tante tempeste. Quindi il rumore di breve che c'è va gestito, ragazzi, e per gestire il rumore di breve non potete perdere tutto il capitale. Quindi è inutile che vi buttate su progetti così, random, che saranno anche una figata, ma noi non sappiamo cosa succede a ETH domani, ragazzi. Figuriamoci se andiamo a prendere il re. Allora, tutto può essere bello, però non lo sappiamo. La verità è che non lo sappiamo. Quanti soldi fanno queste cripto, questi protocolli? Solo quella è un'analisi fondamentale. Così si fa l'analisi fondamentale. Money. Quanti utili faccio l'anno prossimo? Quella è l'analisi fondamentale. La value investing è quella, ragazzi. Nelle cripto, fatevi questa domanda. Quanti soldi fa il protocollo X o Y? Vi ho fatto il corso, va bene, su analisi fondamentale gratis su YouTube playlist, ok? Andatelo a vedere, vedete che tutti i protocolli della DeFi hanno gli earnings in forte, quindi le fee, le transazioni in forte riduzione, perché non c'è mercato reale. Quando il mercato si fonda solo sulla parte struttura finanziaria, nel momento in cui si entra in bear, boom, crolla, perché non c'è un consumo di quei servizi, ragazzi. Ancora ci deve arrivare, quindi ci vuole tempo. E anche gli NFT, che hanno perso tantissimo, non reggono più il gioco. Va bene, quindi ricordatevi queste cose. Non andate a investire a cavolo,
pensando che le cose sono basse, perché non c'è basso. Ricordatevi Luna, che Luna vi sia da insegnamento. Luna, vabbè, era un fake, un fallimento, quello che è stato, tutto quello che è. Però ragazzi, non si compra contro trend, a meno che non avete strategie di dip. Io ne ho una, per esempio, e la faccio, ma io sono un trader, anche in quel caso non faccio l'investitore, in quel caso faccio il trader. E il modo di gestire un bear market per i trader è favoloso, perché noi facciamo soldi nel bear market anche se il mercato scende. Però sono un trader, allora quella è un'altra cosa, ragazzi, ne parliamo. Però questi concetti che io vi sto dicendo sono da investitore, non da trader. Gli investitori ragionano così: conservate il capitale. Prima regola, non perdere niente. Questa è la prima regola di Warren Buffett. Non è investite poi tanto in lungo periodo. Non è così. Non ha mai detta questa cosa Warren Buffett. Superficialità, ancora una volta. Banalità, ancora una volta. Quando sentite queste cose online, chiudete canale. Come si faceva con la TV quando parlava quella là, Barbara D'Urso, mi ricordo chi era. No, era anche brava. Tra le altre cose era brava. Va bene. E allora, se c'è confusione nelle informazioni che trapelano online, lasciate perdere, perché il problema alla fine è che le cose che hanno valore anche online, ragazzi, sono due o tre, cioè non è che tutta questa cosa che stiamo qui a parlare. Quindi mi raccomando, va bene, non andate a sentire troppe voci, troppa superficialità su tante cose, perché poi alla fine uno si confonde, famoso problema dell'eccesso di informazioni da fonti totalmente così, priva di cognizione di causa, di esperienza, direi, più che altro, va bene? Quindi è giusto sempre dare un taglio personale, ognuno di noi ha qualcosa da dare, quindi è giusto che tantissime persone che parlano di queste cose si ci mettono, perché intanto imparano, quando uno si mette a fare cose impara di più. E poi perché c'è anche il cuore che sicuramente non è malevolo, no? Quindi si vuole sempre dare alle persone, quindi è giusto sentire più fonti. Però ricordatevi che poi queste fonti non vi devono confondere su quelle che sono le fondamenta del mindset. Quindi mi raccomando, piedi per terra, resistete al bear market. Questo era il pippone gigantesco. Adesso se avete qualche domanda la leggo, se no andiamo a vedere i grafici, ragazzi. Ciao Arem, ok, ciao, ok. Mi sembra di essere tornato a scuola quando prendevo le sgridate. Ma non è una sgridata questa, è un modo, è un modo in cui riuscite a starci sopra alla fine di questa fanfara, ragazzi. Staremo sopra queste cose. Se domani torniamo a salire, voi seguite il trend, entrate un po' più alti, non fa niente, seguite il trend, boom, fine dei giochi. Ma se si crolla e andiamo giù a crollare tutto quanto, poi vediamo che cosa c'è di buono. Per me Bitcoin è un valore inestimabile nel futuro. Bitcoin però, ragazzi, io ve lo dico sempre da una vita, Bitcoin, il resto è da vedere. DeFi soprattutto, che affronta la prima crisi vera senza regolamentazione, non si sa se la vogliono distruggere, non si capisce. Quindi è molto pericolosa, molto pericolosa. La cosa più pericolosa che c'è nel settore delle cripto, ragazzi. Quindi figa, fichissima, cioè un futuro probabilmente sì, quando non lo sa nessuno, questo è il problema, e cosa resta non lo sa nessuno. Quindi creando ricchezza dal nulla BTC è causa di inflazione. Perché BTC crea ricchezza? Che BTC lo vedo più come un contenitore, Rob, come un contenitore che prende un po' quella che è il valore che viene immesso nel mercato, no? È un contenitore, un modo in cui il valore si cerca di preservare. BTC ha una logica diversa. Poi non vi dimenticate, ragazzi, che BTC ha anche il Lightning. Non è che si è fermata quella roba là. Non è che perché gli altri protocolli sono più veloci, che hanno gli smart contract e fanno mille cose, no? Sono più fighi. Ma quello ce l'ha il Lightning, non è che non ce l'ha, non è che Bitcoin fa schifo. Cioè, Bitcoin è il top da punto di vista tecnologico. E poi soprattutto non è di nessuno, non è manipolabile, oddio, è manipolabile, però teoricamente non da un team, ecco, questo è il discorso. Tanto ci estingueremo entro 10 anni, questo non lo so e spero di no, perché io vorrei fare tante altre cose. Quindi secondo te non ha senso avere un pack ad accumulare BTC nei ripassi comprando contro trend? Allora, il pack, ne ho fatto 1.750 milioni di video per spiegare il pack. Il pack è una strategia
che non c'entra con quello che io ti sto dicendo, perché non ha un punto di visione da qui ai prossimi 7 giorni, scusami, sto dicendo 70 anni, e ha una visione da qui ai prossimi 15 anni. Quindi se tu fai un pack per pensare di uscire fra un anno, stai sbagliando. Se tu fai un pack per pensare di accumulare Bitcoin che non hai, perché non hai il money per comprare Bitcoin, e lo fai perché stai facendo questo pack che finirà fra 15 anni, allora fai bene, se solo se Bitcoin resisterà a questi 15 anni, perché Bitcoin non è il Nasdaq 100. E questo è il discorso, non è una stocks, non è un'azienda che fa utili. E questo lo dovete capire, ragazzi. Allora, il piano d'accumulo lo facciamo su un ETF Nasdaq 100, perché dentro c'è un paniere, l'S&P 500, è un paniere di 500 aziende, sempre ci saranno quelle aziende, ragazzi, non possono sparire. Se una di quelle fallisce, la sostituiscono. Ne parliamo in un altro video di questo, vi spiego il concetto che c'è dietro. Bitcoin non è così, perché Bitcoin è una scommessa per il futuro, che non è detto che andrà a buon fine. Secondo noi va a buon fine, ma dietro non c'è 500 aziende. Quindi il piano d'accumulo che si fa su Bitcoin è sempre una cosa che si fa nell'ottica iperspeculativa, nella considerazione, nella fede che Bitcoin fra X anni sarà il top, cosa che io credo, ragazzi, ma l'opinione, la fede non è un dato, è un'altra cosa. Quindi non è sbagliato fare il piano d'accumulo su Bitcoin, è sbagliato non comprendere quello che si fa. Questo è il concetto. Credere in qualcosa è giusto, una cosa che ci rende assolutamente, abbiamo avuto ragione finora, perché i dati ci hanno dato ragione. Bitcoin è uno dei migliori asset del mondo negli ultimi 10 anni e abbiamo avuto ragione. Però, ragazzi, non è detto che sarà sempre così. Io credo questo, non c'è dietro una struttura che ce ne dà conferma, come invece c'è nell'ambito classico della old economy. Perché nella old economy, cioè, ragazzi, le aziende serviranno sempre. Non è che c'è qualcuno che non può produrre l'energia elettrica, cioè, o il cibo. Cioè, questo è il discorso. Dovete comprendere la differenza tra le due cose. Quindi, fatto questa puntualità, pack numero uno, strategia estremamente inefficiente, ma ti aiuta in queste fasi. Quindi, che tu a ogni dip vai a comprare Bitcoin che a meno 60 mi sta bene, stupido non è, va bene, meno 60 dai massimi, ti dico. Che mi vai a comprare le cripto? No, perché un pack sulle cripto che non hanno invertito il trend, magari le top 5, proprio insistendo, ok? E dopo no, dopo devi seguire il trend, perché non c'è pack sulle cripto, perché le cripto proprio non hanno la logica di lungo periodo. Se Bitcoin già ha queste difficoltà, figuriamoci il resto delle cripto. È una scommessa di una scommessa di una scommessa. La fai, che la vuoi fare, ma il pack, cioè, ragazzi, ci sono delle cripto che hanno perso capitalizzazione per i 5 miliardi. Dove vanno? Cioè, questo è il discorso. Quando tornano questi 5 miliardi? Questo scompariranno probabilmente, come Luna. Magari, non so che fanno questi con la 2, Luna 2.0. Però capito, la stessa cosa, non so se riescono a riprendere, non so, questo sta a loro, e sono strutture che si creano intorno a poche persone che decidono le sorti di quella roba lì. Cioè, capite quello che state facendo, va bene? Questo è il concetto, capire le cose. Il pack è un'ottima strategia se la fai su un mercato classico, se la fai su Bitcoin è accettabile. Su Ethereum stai tirando la corda, sul resto lascia il tempo che trova. Questo è il concetto, perché non è la stessa cosa. Quindi attenzione alla questione del pack. Ciao Eros, su quale piattaforma si può fare un pack su S&P 500 per diversificare Bitcoin, visto che su BTC lo sto già facendo? Grazie. Allora, intanto c'hai i token su FTX, quindi mi pare che te lo fanno fare loro, però non li ho approfonditi con le commissioni e le fee. Quindi intanto ti lascio il link comunque di FTX, che tanto è un link con il bonus, quindi se lo vuoi provare, provalo.
però devo approfondire le fee pagate per i tokenized, perché lì hanno anche proprio l'ETF SPY, FTX, l'ETF SPY. Allora, l'ETF migliore, più grande, il più importante dello Standard & Poor's 500 è SPY, SPY, si chiama così, ragazzi, è quello dove si ci fa anche trading, gli istituzionali fanno trading lì e fanno le loro cose, quindi SPY, lo trovate dappertutto. Poi in Italia, sulle banche italiane, puoi comprarti ETF quanto vuoi che replicano l'S&P 500, poi ce ne sono tante. Però il mercato cripto, FTX ha questa tokenized stock che ha proprio lo SPY tokenizzato, però non è lo stesso, attenzione, quindi ci sono tanti rischi altri che devi, che bisogna valutare. Quali progetti vedi bene nel lungo periodo? BTC ne abbiamo già abbastanza. Allora, i progetti che vedo bene nel lungo periodo sono quelli che porteranno valore economico, quindi secondo me i progetti attualmente cripto sono legati intanto al chain, quindi le chain devono generare valore ed essere implementate all'interno del mondo reale. Solo allora, e solo allora, chi vince quella gara, allora avrà la struttura dei progetti che si era basata su quella chain, per esempio ETH, Hash20, no? Avrà futuro, quindi i progetti poi su quella chain lì avranno futuro. Però ragazzi, secondo me ancora noi non siamo nemmeno arrivati ad uno standard della chain, perché abbiamo visto quanti problemi ci hanno anche quelle lì. I progetti che possono avere nel lungo, vero lungo periodo, 10 anni, 15 anni, un futuro, sono solo quelli che porteranno valore al mondo reale, come lo fa il mondo classico. Quindi i token, ragazzi, che vi distribuiscono, open your orecchie, open your mind, i token che vi distribuiscono i gain del flusso degli scambi, cioè le gas fee. Quei token che restituiscono all'interno del token stesso per protocollo quelli che sono i rendimenti generati dal protocollo sono, secondo me, da preferire con una vera logica value investing. Ovviamente sono sempre iperspeculativi perché non sappiamo se saranno utilizzati, però la logica è quella, cioè se io vado a comprarmi un token per il lungo periodo voglio che i soldi che fa quel protocollo siano dentro quel token. Ragionate così, ragazzi. Se fanno i soldi, se fanno i money, come li fanno? Scambiando con i borrow, con le cose della DeFi. Devono darli a voi e devono essere dentro quello che voi avete preso, come una stocks paga i dividendi, ragazzi. Questo è da preferire. Poi, ovviamente, in tutto questo tipo di progetti, io so che non avete mai sentito questa cosa, non avete mai sentito. Allora, su queste roba qui, poi andate a ragionare su quali progetti hanno più forza per resistere nel lungo periodo. Se i progetti cripto non vi restituiscono i soldi che fanno, che ci guadagnate? Voi? Ok, questo abbiamo capito. Come ragiona un investitore? Fate i finanziatori, come abbiamo fatto con la questione di Crypto.com, con MCO e CRO. Diciamo i finanziatori a gratis, come si suol dire, i token vi devono restituire il rendimento, ragazzi. Questo è un bel settore, si sta sviluppando, c'è qualcosa l'ho individuata, ma non ve ne parlo perché sono estremamente rischiose e sono anche sottocapitalizzate, come tutte le cose così, però sono interessanti e bisogna capire se reggono o non reggono. Però se reggono, quella è la via che io prenderò, cioè andrò a investire il mio cash dove ho un ritorno di quello che fanno. Più cresce la rete, più guadagno, perché mi danno i gain. Deve stare nel protocollo questa cosa, deve essere scritta, ragazzi. Va bene, ok. Ciao Queen, grazie per il lavoro che fai. Personalmente avevo una certa cifra quando eravamo a 60k. Ora ho la stessa cifra, ma siamo a 30k. Sono riuscito a mantenere il capitale operando con attenzione, grazie all'enorme lavoro che fai. Grazie. Allora, questo è esattamente quello che devi fare. Perché ora, vabbè, tu l'hai mantenuto tutto, quindi bravissimo, eccetera. Però anche che andavi down di 10-15%, tu lo reggi il bear market così. Alla fine del bear market, vedete ragazzi, un po' di sacrificio, un minimo di sacrificio, vi aiuta soprattutto quando finisce. Perché quando siamo nella famosa fase finale, tac, abbiamo le cartucce, la lucidità mentale
è quell'egocentrismo, quella carica che ci serve come investitore per dare il colpo di grazia. Okay? Quindi se non vi farate prendere a pugni per 2 anni dal mercato con sta faccia e dite, ah sì, ma poi nel lungo periodo, pam, 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 e quello vi bastona. Cioè, ok che fate Rocky Balboa che poi alla fine fa stancare l'avversario, però non è detto che sia così. Cioè, magari poi a un certo punto avete la faccia così, ragazzi. Ci possiamo aspettare una tempesta perfetta nell'ultimo trimestre? Ciao Christian, sì, è il mio grande, grande, grande dubbio. Però, come sempre, queste due medaglie, ragazzi, dov'è il mio Bitcoin? Ecco, lo riporto, hanno sempre due facce. Infatti ora andiamo sui grafici che ve le faccio vedere, una e due, ok? Però sì, c'è la possibilità della famosa tempesta perfetta, assolutamente sì. Va bene, allora andiamo a vedere l'incombenza più grave recessione del sistema economico attuale, quando e se potrebbe portare alla decorazione di Bitcoin in ciclo attuale. In effetti, fondamentale, il sistema Bitcoin non è assolutamente correlato alla logica attuale dell'economia. Sono d'accordo pienamente con te. In questo momento lo valutano come asset tecnologico, ne abbiamo parlato 1000 volte. Però Bitcoin non dovrebbe essere così. Secondo me, quando e se l'economia andrà in recessione, le cripto usciranno da una correlazione forte con i mercati oggi. Io penso che i mercati, ragazzi, la recessione la diano per scontata l'anno prossimo. Il mercato vero, quello che viviamo ogni giorno, se ne accorgerà verso Natale di quest'anno. E, d'altronde, con il rialzo dei prezzi così, era normale che la banca centrale disse «Uè, che fate?» e bastonate come il papà al perché insomma la gente è uscita di testa, hanno iniziato ad alzare tutti i prezzi senza senso, e quindi, ragazzi, i mercati li manderanno in recessione al 100%. Questo è difficile che non lo fa, a meno che non c'è un influsso politico. C'è anche un ciclo che viene definito ciclo politico dell'economia, ragazzi. Chi non ho, se volete potete approfondirlo, è il ciclo politico dei mercati, è molto interessante e riguarda i movimenti che i capi di Stato americani soprattutto fanno nell'economia quando cambia un presidente. Nella prima fase del suo mandato quasi sempre manda in recessione i mercati. Questo perché all'interno di questa struttura che si chiama ciclo politico è conveniente per il politico di turno far sì che nella prima fase del suo mandato il mercato venga mandato in recessione, perché poi nella successiva c'è lo slancio per un'eventuale rielezione. Bruttino, eh? Allora andatevelo ad approfondire, ma vi assicuro che questa cosa esiste e esiste da anni, 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 e lo fanno tranquillamente da anni, anni, anni. Questo significherebbe che almeno fino all'anno prossimo l'attuale presidente States magari stringe ancora, no? Allora il libro purtroppo non me lo ricordo adesso a memoria, quindi dovrei cercarlo, l'ho studiato tanti anni fa all'università, quindi, però guarda, se li trovi, erano grandi autori comunque di marketing, proprio i classici premi Nobel, insomma. Ciao Maro, il passato bear market è stato anche un ternario come quello che si sta configurando adesso? Non sai che non mi ricordo? Vabbè, facciamo una cosa, ragazzi, andiamo a vedere un grafico, che io senza vedere grafici non mi piace, quindi ok, andiamolo a vedere. Eccoci qua. Allora, intanto andiamo ad analizzare quello che è questo grafico di cui vi avevo già... è sparito. Ritorna. Eccoti qua. Di cui vi avevo già parlato nelle scorse analisi, in quelle analisi fatte, diciamo, ragazzi, sul mio canale e nell'ultimo video YouTube. Allora, qui la questione legata al ciclo, siamo sul settimanale, questo è il ciclo annuale di Bitcoin, perché adesso lo possiamo anche vedere il ciclo annuale di Bitcoin, ragazzi, guardate com'è bello, perché si è disegnato, è diventato molto più chiaro nel classico settimanale. Se poi addirittura lo volete chiarire di più con la struttura della close, vi manda anche un segnalino, cioè che qui la cosa vera è avvenuta il 23 maggio di questa struttura, e soprattutto è molto bello da vedere perché indica anche una struttura molto facile da individuare, con questi 1, 2 e mancherebbe l'ultimo 3, così.
Allora, è per questo che sarebbe un po' complesso la questione dell'affondo finale. Ci può stare tranquillamente. Anzi, ragazzi, potremmo anche assistere ad un allungamento di questa struttura ciclica che da 126 è un po' cortina, quindi potremmo portarla a 161 a fine mese di giugno, quindi questo mese qui, e allungare questa a novembre, perché un ciclo lungo così non è sbagliato, soprattutto per una parte che è stata fortemente in barra di congestione. Quindi, per dire, una cosa del genere e poi l'ultimo che ancora deve partire, che allunga il brodo. Io una cosa del genere un pochettino la tengo d'occhio, perché questa gambetta è interessante, potrebbe essere una fase in cui facciamo qualche soldino e soprattutto ci prepara un bello short di copertura, questo vero, finale, se dovesse impattare. Altrimenti, se non è così, ragazzi, ripeto, da qui è iniziata l'ultima parte che poi va a chiudere così. Sembra proprio un ternario. La precedente bull che era, qui non ce l'abbiamo però perché questa è Binance, l'altro, aspetta che ti faccio vedere. Ok, ti faccio vedere quello di Bitstamp che è più lungo. La precedente, questo però io lo uso, vediamo se mi pare che Coinbase sia più pulito, sia un po' più pulito. Allora, la precedente fase invece, vedete, di bear market, che è durata, tra l'altro facciamo una cosa di interessante oggi che la facciamo da tanto. Andiamo a vedere la durata dal massimo della bolla al minimo della bolla, 364 giorni. Ragazzi, allora andiamo a vedere che cosa indica dal massimo e ci tiriamo giù una bella data. Piace tanto questa roba qui. Allora, io vado qui e mi metto 364 giorni e arriviamo al 7 di novembre. Così abbiamo risposto anche a chi di voi mi ha fatto la domanda. Qual è il dato? Qual è la data? Allora, dopo l'estate, 7 di novembre, teoricamente, se tutto funziona. Se questa fase di bear market viene replicata come in questa fase, come la precedente, allora teoricamente dura un annetto e quindi intorno a fine anno. La precedente struttura, vediamo se era ternaria, come stavi dicendo prima, mi pare di no, perché questa è una struttura che mi pare abbia fatto un ciclo così, se non erro. Poi ne ha fatto uno qui e uno qui. Sì, da, è un ternario dall'ultima parte però, se consideriamo questo come inizio del nuovo ciclo annuale, quando ha fatto l'ultimo pump, cosa che Bitcoin, vedete, completamente cambiato qui, doveva arrivare qui, ai 100.000 famosi, invece qui, ragazzi, perché, adesso vi faccio una domanda, ecco così c'è, perché Bitcoin questa volta nella fase finale del pump di novembre non è arrivato dove doveva arrivare, magari 109, ma 85, 87 io glieli davo. Perché questa volta è stato diverso? Perché, ragazzi, ok? Perché è cambiata la struttura della politica monetaria, quindi l'influsso della banca centrale c'è stato sulle cripto e quindi va tenuto sotto controllo. Va bene anche questo concetto, ragazzi, la guerra, dice Don, ok, la guerra è vero, ma il concetto era l'exit strategy dai tassi bassi, che comunque è stata portata anche dalla guerra per via dell'inflazione. Perché avevi detto che si doveva fare una 61, questa è bella, 67, l'ho superato, 69, mannaggia ragazzi. Mi ci dovevo giocare alla casa, mi ci giocavo la casa, cioè, capito, fattore esterno, esattamente, va bene. Ok, hai mai fatto caso che ogni minimo di ogni ciclo al giorno dell'halving è lo stesso tempo che passa dall'halving fino ai massimi tre cicli, tre conferme. Fatto questo che ad ogni minimo di ogni ciclo al giorno dell'halving è lo stesso... Sì, allora, questa cosa l'ho notata, sì. È una serie, ci può stare, ma insomma non starei lì a guardare proprio il giorno preciso. Cioè, secondo me i mercati poi cambiano nel tempo, no? Infatti... piano piano, insomma, stanno cambiando anche adesso, però hai ragione, è così, sul settimanale è più chiaro. Sì, vabbè, adesso non andiamo a guardare qui, che se non finiamo più, però non sarei a guardare il giorno preciso. Io i mercati li ho visti cambiare mille volte, quindi non tanto. Allora, questo grafico indicherebbe, ragazzi, che la dip che avevamo disegnato 8 mesi fa, quando ho fatto questo grafico, era 21. Quindi...
Vabbè, se arriviamo qua stavolta vi gioco la casa, perché dopo aver individuato il target di Bitcoin dell'ultima bull run non l'ho fatto neanche apposta, non ci credevo neanche io, e quindi non mi ci sono giocato la casa, però mi ci devo giocare la casa lì a sto punto. Questa volta mi gioco la casa e perdo, sicuro. Vabbè, però la canzone potresti cantarci. Ma la stavo anche immaginando, Rob, avevamo anche parlato con i miei musicisti, voi sapete che io sono un musicista anche, avevamo parlato con gli amici, avevamo anche individuato il brano, ti dico francamente, poi si è fermato proprio lì, ta, ed è scesa, mannaggia. Vabbè, comunque... va bene ragazzi, allora questa è la struttura di Bitcoin. Andiamo a rispondere invece all'ultima domanda, questa qui: dove siamo secondo voi? Allora, vi dico la mia ragazzi, io penso che su questo grafico in questo momento sui mercati noi siamo nella zona paura, quindi abbiamo affrontato la zona negazione, siamo tra paura e disperazione. La zona negazione l'abbiamo affrontata quando c'è stato l'evento Luna, cioè non ne voglio più che sapere, capito? Molto disinnamorati sono andati via. Adesso con questa fase che siamo probabilmente nella zona di paura. Allora, se andiamo a 100k ti vogliamo all'Eurovision, ci vado con i Maneskin. Vabbè, canto pure io con loro. Quella bassista però canto, ragazzi. Gli altri non mi interessano, vabbè. Allora, poi nel momento in cui invece andiamo avanti su questa cosa qui, secondo me ragazzi al momento siamo tra paura e leggera disperazione. Disperazione non siamo arrivati, perché ancora io noto che moltissime persone sono abbastanza tranquille. La negazione e la paura c'è perché il mercato si è affondato, quindi secondo me siamo qui. Però io credo che ancora abbiamo da disegnare il panico e la capitolazione, che sono le cose più brutte, ragazzi. Poi l'avvilimento in realtà è semplicemente una barra di congestione molto lunga, dove ogni rimbalzo viene breccato e buttato giù. In quel caso probabilmente scompariranno moltissimi dei famosi... diciamo fuffaguro cripto, quelli che si sono inventati che fanno cripto l'anno scorso in pratica, scompariranno tantissimi investitori cripto, molte cose non saranno più viste, dice non mi piace, sì, diciamo, così, e lì è l'avvilimento, e secondo me quello lo tocchiamo dopo aver toccato il minimo, ragazzi, quindi l'avvilimento ci sarà. Allora, disperazione, panico, capitolazione. Questo secondo me ci tocca ancora da affrontare, però io sono convinto che con il pippone mentale che vi ho fatto oggi, noi lo affronteremo nel modo giusto, ho perso la scarpa, lo affronteremo nel modo giusto, ragazzi, io mi muovo quando, perché ci metto l'uovo, capito? Cioè, mi infervoro quando parlo, quindi faccio cose strane. E ragazzi, va bene così, va bene. Allora, questo è il mio punto di vista sui mercati. C'è la questione Ethereum, la volevo un attimo guardare con voi. Questione Ethereum delicatissima, pericolosa questa fase. Non la guardiamo su questo, la guardiamo invece sulla Ethereum BTC, perché questo è il vero grafico Ethereum, e questo è il vero grafico, ragazzi. La struttura ciclica di Ethereum. La mia paura non nasce solo dalla questione del merge. Molti hanno detto che il merge non si capisce il merge perché i token non verranno liquidati tutti. Allora, vi dico la mia sui token di ETH. Chi li ha messi in bloccati per ETH 2.0? Cercava dei rendimenti, ragazzi, quindi difficilmente venderà quei token. Quello che farà probabilmente è vendere qualche gain, trasferirlo in stablecoin e rimettere di nuovo a rendita sempre gli Ethereum sbloccati. Poi, a parte questo, si sbloccano man mano, quindi il concetto della ondata di vendita perché si sbloccano gli ETH, io non ci credo. Poi, dovesse avvenire, ci mancherebbe. Però personalmente non ci credo. Credo più che sia una questione legata che i miners, anche per un gesto di piccola, potrebbero decidere di vendere tutte le riserve che hanno e spostarsi su un'altra cripto, affossandola apposta,
Questo è possibile per un atteggiamento umano classico, perché i miners vengono tagliati fuori, ma è speculazione, quindi non niente di più. Perché allora io sono impaurito dalla questione di Ethereum, ragazzi? Perché i mercati sembrano avere paura di qualcosa, e quando i mercati hanno paura di qualcosa, hanno più informazioni di me e voi messe insieme. Quindi il trend, ancora una volta, su Bitcoin sta accidentalmente cedendo, per cui io un po' il dubbio me lo pongo. Se mi devo tenere una cripto come TH, che ho adorato finora, l'adoro, insomma, eccetera, me la devo tenere alla alba di un merge e di una situazione che la cambia radicalmente in un bear market, allora io dico, deve valerne la pena, cioè deve rendere più di Bitcoin, deve salire più di Bitcoin. Non dico delle stable, perché ovviamente siamo in bear market, ma di Bitcoin sì. Se questa cripto non va meglio di Bitcoin, perché mi devo tenere una cripto che non va meglio di Bitcoin? Ok, magari poi balza dopo il merge, ok, me la compro dopo, perché non fa niente. Però cioè, se il mercato un po' la sta penalizzando e magari sa qualcosa più di me, ragazzi, trend is my friend. E quindi, siccome questo è il grafico che io sto tenendo d'occhio, ve lo dico già da 2 mesi, ancora non ha breccato gli 0,05. Quando siamo entrati qui dentro, qualcuno di voi se lo ricorda, io vi ho detto, ragazzi, staremo tra 0,085 e 0,05. E ci staremo un po'. Guardate che ha fatto il mercato. Neanche io pensavo così tanto, però ci siamo stati. Poi c'è una questione ciclica, quindi intanto il breakout di questo super trend sancisce questa settimana, teoricamente, un'inversione che non accadeva dal 2020. Va bene, 2019-2020. Punto primo. Punto secondo, abbiamo toccato un massimo alla classica spina con una figura di distribuzione di Wyckoff. Secondo punto. Terzo punto, siamo vicini a una barra di distribuzione palese sui massimi storici contro Bitcoin. Quarto punto, c'è il merge in mezzo e ad agosto forse lo fanno, forse non lo fanno. Quindi bisogna vedere questa cosa e capire come va a livello tecnologico, un grande cambio a livello di analisi fondamentale anche per Ethereum. Quinto punto, c'è un ciclo in corso di natura ribassista, perché il ciclo di Bitcoin o sta chiudendo un ciclo annuale in questo momento qui e poi riparte, adesso vediamo come, oppure c'è questo ciclo da 100, da 1400 giorni, cioè il ciclo dell'halving sarebbe, i 4 anni circa, che ha fatto il suo massimo e deve andare a chiudere a luglio del 2023, ragazzi, luglio 2023. Ora, queste sono ipotesi, chiaramente, perché sono anche molto lunghe e tutto il resto, però dovesse verificarsi una cosa del genere, io mi tengo dentro una cripto con tutti questi ma sì però, allora io ti dico, fai tu mercato, nel momento in cui mi dai dei segnali, io poi con i miei sistemi rientro dentro. Allora, su questo minimo, per esempio, ragazzi, vedete, 532 giorni. Non è possibile un ciclo annuale così. Quindi l'annuale è eccessivo e palesemente ce lo stiamo inventando. Se ha chiuso un ciclo annuale, l'ha chiuso qui ed è diventato ribassista. È più probabile che stia facendo un tre tempi a questo punto, fatto in questo modo, e quindi starà creando una cosa del genere con l'ultima fase di rimbalzo su BTC, che dovrebbe arrivare appunto da fine estate fino a luglio 2023. E però, ragazzi, se questo minimo finisce qui in mezzo con BTC, quindi molto più in basso, non sale sopra questo massimo, e questo significa che ne avremo ancora per un altro anno. E che non c'è storia, se una cosa del genere arriva, non c'è storia neanche per le altcoin. Ecco perché in questa fase vi sto rompendo le scatole con le pippe mentali del mindset, altrimenti siamo 2 anni così e vi bruciate tutto il capitale. Allora, questa roba qui io la sto guardando, non ha confermato il breakout, quindi ve lo ripeto, se non scende sotto gli 0,055 confermati in close, almeno daily, ma meglio settimanale, tanto non è trading, ma è di lungo periodo, ragazzi, se non lo fa,
non è, cioè quello che ci stiamo dicendo non c'è, però c'è il pericolo in questo momento. Quindi io dico, vabbè, non mi ci metto dentro una cosa che ho pericolo, ho switchato, ho chiuso tutti gli Ethereum, ne sono rimasti qualcuni che indovinate un po'. Ho provato a prenderli oggi, ma la bellissima e fantastica DeFi me li ha bloccati per una settimana, 10 giorni, perché li devono tirar fuori dai protocolli e poi me li danno, e nel frattempo bip miei, perché se crolla domani io non li posso vendere, però ho fatto il 3% dopo 6 mesi. Wow, ragazzi, fantastico. Va bene, allora, a parte questo discorso qui, che scusatemi il termine, ma io, cioè, da investitore dico, ma sei bruciato col cervello o cosa? Vabbè, io li faccio questi test e tutto il resto, ma veramente, ragazzi, non ho mai trovato una cosa decente in questo settore per fare soldi davvero, cioè, perché questi fanno soldi solo loro. Quindi vabbè. Allora, Mauro, BNB potrebbe essere il primo a chiudere. Sì, BNB sì, perché BNB è leggermente anticipatore in questa fase, un po' come era Luna, con le dovute differenze della struttura del ciclo, perché BNB secondo me l'annuale lo ha chiuso un po' prima, o a maggio o a giugno, ma non a luglio. Quindi c'è, è vero che questa fase bisogna un po' andarla a vedere, però io BNB lo terrei sott'occhio, ragazzi. Intanto ha un semestrale palese in questa parte, addirittura anche con la barra di congestione qui, con il breakout iniziale, quindi qui è stato chiuso un semestrale di Binance, e dopodiché, diciamo, potrebbe essere anticipatore, perché magari da qui potrebbe arrivare un po' prima, se questo semestrale lui l'ha iniziato qui. Quindi se il semestrale è iniziato qui ed è arrivato qui, ti faccio vedere, giusto per ritagliarti la cosa, noi finiamo verso agosto questa struttura, leggermente in anticipo rispetto agli altri, quindi può avere qualche mesetto d'anticipo. Io ci terrei, cioè tenetelo sotto controllo. Binance non è messo male, ragazzi, per esempio è ancora sopra il minimo dell'annuale, forse è una delle cripto più forti, ma lo romperà, ve lo dico io, cioè non c'è scampo, perché nel momento in cui rompe il semestrale, questo ciclo chiude e ne parte uno nuovo, cioè o parte un nuovo ciclo annuale, oppure questo brecca al 100% questa fase qui durante l'ultimo crash. Questo è, non c'è soluzione, ragazzi. Poi ha disegnato, vedete, una M con il classico battle plan, quindi gli manca proprio l'ultima pezzettino. Io lo guardo molto bene, cioè lo guardo, non ho i BNB quelli per la carta, le solite cose di Binance, però non accumulo questa roba, però la guardo attentamente, va bene? FTT mi interessava, però mi pare, mi sembra, se non erro, che abbia invertito un po' il trend e sia molto down FTT rispetto a, alla precedente. Allora, ADA, ragazzi, io ve lo dico, insomma, ho pubblicato anche uno spread su ADA, adesso vediamo FTT e poi guardiamo ADA. ADA, ragazzi, ho fatto uno spread con ADA long, adesso ridete, perché è entrata long ADA, è entrata long una decina di giorni fa, ho fatto questo spread in Academy, sta andando alla grande, tra l'altro è lo stesso che avevo fatto prima con NEAR, solo che è invertito, quindi ADA questa volta è long e NEAR è short, ragazzi, è andata una figata. Mi piace perché lo spread lo adoro, questa strategia, ci stiamo trovando molto bene, la sto approfondendo perché è complicata, però è veramente molto bella, ragazzi, ci ho fatto anche questo modulo, tra un po' esce pure, comunque aperto al pubblico, al momento solo i corsisti ce l'hanno potuto acquistare. Allora, qui FTT ancora non break il minimo dell'annuale, però questa è una configurazione classica di annuale al ribasso, perché il massimo fatto nella seconda parte e sta dipingendo, nella prima parte, scusami, qui, e sta dipingendo, vedi, proprio l'ultima fase. Quindi siamo tutti nello stesso situazione, cioè, ragazzi, non c'è storia. Io credo che anche FTT breccherà questo minimo. Ecco, per esempio, FTT può essere una cripto interessante al fine del bear market, perché
è una exchange crypto di un exchange che sta facendo bene i compiti a casa. Se continua a fare bene queste cose, perché no, un'inversione di trend di FTT potrebbe essere valutata. È interessante, va bene. Quindi andiamo a vedere anche ADA, però sempre in versione di trend. Andiamo a vedere anche ADA USD. Allora, la struttura ciclica di ADA non è cambiata, ragazzi, cioè nel senso che ADA non ha invertito il trend contro dollaro, e soprattutto a livello di analisi ciclica non cambia niente sul fatto che ADA continua ad avere un trend palesemente ribassista ed un ciclo al ribasso che deve ancora terminare e ci vuole settembre. Quindi questa è la struttura, non cambia, ragazzi, è solo che ha dimostrato più forza relativa in questa fase perché magari aveva perso troppo prima. Quindi siccome da qui siamo nel nuovo ciclo semestrale ribassista, qui teoricamente andiamo qua. Però magari riesce a sostenere, non dico un doppio minimo, ma magari fa una cosa del genere. Ci può stare rispetto ad altre cripto. Quindi ADA in questo momento resta sempre in trend ribassista, non cambia. Però essendo scesa tanto prima, ha avuto questa sua struttura. Poi c'è quella cosa lì, che insomma moltissimi ne stanno parlando bene anche per alcune cose. Quando sarà possibile entrare in Academy? Ciao, allora scrivi una mail a info@tradingon.it se hai una formazione abbastanza alta, hai fatto altri corsi oppure hai letto tanti libri, sei bravo a fare trading plan, strategie, ti danno l'accesso, perché l'Academy, ragazzi, è chiusa perché è meglio evitare di entrarci se non la si usa in un modo coerente, perché spendete soldi inutilmente e non riuscite a ottenere un profitto, diciamo, dallo stare lì. Quindi se invece hai una buona formazione senza fare il corso, puoi entrare anche in Academy. Domani se salgono i tassi si shortata. Ciao Luca. Vai shortato. Vabbè, come di Algo? Algo non è messa bene, tant'è vero che ce l'avevo in spread short su tante altre cripto, perché abbiamo creato in Academy, ragazzi, una tabellina con le forze relative delle cripto più importanti, e sono 36.000 combinazioni di cripto, 36.000 fatte realizzare a un bot, e ci dà il risultato con una tabella dove indica quelle che sono le forze relative delle cripto contro altre cripto. È interessantissimo, per esempio, perché alcune cripto escono che sono tutte in forza con meno forza relativa, allora quelle sono tutte da shortare, vabbè. Quelle invece che escono come le più forti sono magari da allungare, magari prima. Interessante questa cosa. Abbiamo fatto anche su Ethereum l'altra volta perché un utente ce l'ha chiesto, e abbiamo pubblicato quelle che sono le 5 cripto che su cui Ethereum è forte, e anche insomma per creare strategie. Allora, questo è Algo. Come vedi, la struttura di Algo è estremamente complessa, quindi abbiamo probabilmente un ciclo annuale chiuso lì, totalmente al ribasso, che è stato chiuso di qui, dura fino anche lui probabilmente a fine estate, e niente, tutto ribasso, trend monocromatico totalmente a ribasso. Quindi non c'è una soluzione anche per questa cripto, bisogna attendere, è un bel progetto sicuramente, ecco, Algo magari da tenere sotto controllo, possibile magari un punto d'arrivo in questa zona intorno agli 0,02-0,025, perché sarebbe il naturale punto di arrivo di questo ciclo, e anche il fatto che qui la cripto è stata molto tempo, ha fatto dei pump e dei dump intorno a questo valore, quindi può essere interessante. Va bene, ragazzi, allora lo so che mi piace fare tanto queste domandone, ma io non volevo fare questo video basato sull'analisi dei grafici delle cripto, tanto stanno tutte in bear market, quindi va bene. Ieri ho aperto uno spread Link Sol, che ne pensi? Oh, vabbè, allora lo vado a guardare, però Link Sol, mannaggia, mi fa venire il dubbio. Link USD, vediamolo subito. Come si crea lo spread? Ve l'ho spiegato in webinar.
Sol USD. Ok, va, andiamo a vedere. Non male, non male, perché sei entrato in versione di trend, di bel trend, quindi long link, short Solana. Questo è lo spread che hai creato, molto bello, perché ha invertito la barra di congestione su questo punto. Sì, mi piace molto questo spread, è giusto anche l'ingresso perché ha breakout dei massimi. E attenzione, unica cosa, che sta disegnando dei trend ad ascensore, quindi è probabile che faccia un ascensore e poi ribasso, ascensore e poi ribasso. Quindi fai attenzione a questa, la vedo più spinta per tecniche di trading di breve, quindi mi raccomando su questa roba forte attenzione. Bello spread comunque, top. Va bene, allora Mauro, ma invece S&P e Nasdaq come sono messi nei prossimi mesi? Secondo me respirano nei prossimi mesi e attendono. Io penso che anche su Nasdaq l'ultima botta manca. Ragazzi, io ho l'idea che le banche centrali nei prossimi anni tirino più a lungo possibile il tempo, fanno in modo che questa crisi duri 10 anni. Un po' ho questa paura, ve lo dico. L'unica cosa che potrebbe non essere così è un cambio di presidenza negli Stati Uniti, oppure una pace improvvisa con la Russia, non lo so, ragazzi, degli eventi shock. Altrimenti, per rientrare di questo tasso di inflazione, loro staranno lì per i prossimi 5 anni a tenere tutto bloccato, non gliene frega niente, ragazzi. Loro ragionano, quello è vero ragionamento a lungo periodo, ma a 100 anni, non il nostro lungo periodo. Quindi brutto è se fanno trading range come nella bolla del 2008, ragazzi, dove siamo usciti dal 2000, scusate, dopo siamo usciti poi dopo 12 anni di rendimenti nulli su Standard & Poor's 500. Questo è il mio vero vero dubbio. E anzi, Ray Dalio dice che una cosa del genere è anche buona, perché lui dice che è il famoso fine, l'inizio del ciclo famoso che andiamo verso. Io non ci credo a questi catastrofismi, non sono un catastrofista. Il mondo va sempre a salire e gli esseri umani sono portati naturalmente a creare cose migliori, quindi non la vedo così, e non vedo anche la possibilità che veramente usciamo di testa così tanto, cioè non credo in queste guerre nucleari, cioè non ci voglio pensare, ma non penso sia così. Per cui quello che vedo di più, ragazzi, è una situazione di trading range molto pronunciata per tanti tanti anni. Anche lì, ragazzi, l'unico vero valore sarà la capacità di saper seguire i trend di medio periodo nell'hold, medio lungo nelle cripto, cioè 1-2 anni, i cicli da 2 anni, perché se fanno una cosa del genere, ragazzi, si possono fare veramente tanti profitti. Quindi noi in questi 10 anni ci limitiamo i danni, magari alla nostra curva da investitori con l'interesse composto, se riusciamo a mettere mano e a fare profitto proprio in un anno o due del 10%, dobbiamo metterci mano, però, perché se i mercati vanno down, cioè è difficile che quest'anno Nasdaq porti al rendimento, è difficile che lo porti anche l'anno prossimo probabilmente, quindi già 2 anni ce li siamo pappati, ragazzi, e questo è il discorso. E poi bisogna vedere. Va bene, allora, belle queste cose del mercato hold, ragazzi, ritorniamo di tanto a parlare anche di economia, anche perché tutto quello che succede lì poi succede anche le cripto, quindi non è che... Va bene, ragazzi, allora io vi ringrazio come sempre, una live densa di contenuti e soprattutto di altissimo profilo, e lo so che faccio sempre queste cose pallose, devo mettermi a cantare, che faccio meglio, cioè mi metto a cantare in diretta nelle live, la gente fa, non so, quello che faceva Budini con i piedi e faceva milioni di view, io vi dico un sacco di cose e poi faccio un terzo delle view, basta, mi sono seccato, ragazzi, da domani cambiamo e parlerò di giardinaggio, una cosa del genere. Va bene, dai, ok, io vi abbraccio, ragazzi, e ci vediamo nel prossimo video. Intanto mi raccomando, siate degli investitori intelligenti, lungo periodo intelligente, però non quello superficiale. Ciao.